Casa Sanremo Writers 2024, il salotto letterario di Casa Sanremo, si accomoda con noi oggi Sonia Foti. Salve Sonia! Buongiorno a tutti! Allora, andiamo subito al sodo, perché c'è questo romanzo, il tuo primo romanzo, si intitola Il sorriso della vita, e ci racconti un po' in linea di massima come è nata questa esigenza di scrivere un romanzo e poi come si è sviluppato il tutto. Ok, allora questo romanzo nasce perché è comunque voluto fortemente dall'attore Michelangelo Tommaso, attore di Saturno Contro e di Un posto al sole, che durante un incontro, durante una cena con i fan mi ha conosciuto e niente, è rimasto piacevolmente colpito dalla mia storia e dalla mia forza con cui appunto supero le avversità, i problemi di salute gravi che ho, e sempre nonostante tutto con il sorriso. E quindi lui mi ha detto: sei un esempio di vita per me e per tutti, perché io sono uno di quelli e molte persone con problemi molto piccoli la ingigantiscono, invece tu con tanti problemi e tutti gravi, sempre con questo sorriso, questa forza. Infatti ha detto: no, fai questo libro, ti chiedo io di avere l'esigenza di scriverlo per chi come me non riesce ad affrontare le cose, perché sei un esempio positivo per me e per tutti. Quindi ti chiedo di scriverlo perché ha detto sei di aiuto a tante persone. Bene, e quindi un libro autobiografico, Sonia? Sì, sì, autobiografico. Era appena tornata dall'ospedale, era appena stata dimessa durante uno dei tanti interventi di neoplasia vescicale, era il mio primo intervento di neoplasia vescicale perché poi ho avuto una recidiva dopo meno di un anno e non riuscivo appunto a dormire, avevo dolore, quindi ho detto, visto appunto qualche giorno prima avevo incontrato Michelangelo, ho detto dai, scrivo questo libro, e così mi sono messa a scrivere, seduta in ginocchio sulla sedia perché non potevo stare seduta che avevo dolore. Certo. E avevo anche il drenaggio e il catetere vescicale a dimora, e quindi ero inginocchiata sulla sedia e in due notte ho finito di scrivere questi 19 capitoli. Insomma, ti ha aiutato molto a scrivere e magari raccontare la tua esperienza e ovviamente sì, è stato molto terapeutico, molto, non lo so, ho iniziato a scrivere di getto, di pancia, come un fiume, e mi è uscito proprio naturale, senza difficoltà, senza... Il tuo libro è uscito da molto poco, non è uscito quest'estate, però sembra che già la primissima esperienza ha avuto un successo esagerato anche nelle vendite. Sì, bravissimo, non me l'aspettavo proprio, sono finite pure le scorte già 4 volte, ora presto andranno in ristampa. Quindi erano pure in stampa. E poi la cosa assurda che ho venduto anche delle copie a Malta e nel Connecticut negli Stati Uniti. Certo. Quindi cose fuori dal mondo, non me l'aspettavo proprio. Qual è il messaggio fondamentale, senza spoilerare ancora tanto, perché poi conosceremo bene il tuo testo quando saremo nel salotto letterario di Casa Sanremo, qual è il messaggio che possiamo però qua in qualche modo anticipare? Ok, sì, di appunto di non buttarsi mai giù. Perché comunque la vita ti mette davanti a tanti ostacoli, tante difficoltà, come nel mio caso, però siamo noi a scegliere che strada prendere, o abbatterci, buttarsi giù e piangerci addosso, o se no prenderla con semplicità, con il sorriso, con positività, e così riesci ad affrontare il tutto, sia le difficoltà, sia le malattie, perché la testa vince su tutto, quindi la positività. Quindi il fatto di essere positivi nelle situazioni anche difficilissime, come tu. Sì, sì, però la cosa più bella è riuscire a dar forza anche agli altri, perché tutti, chiunque mi conoscono, chiunque ha saputo la mia storia, ha detto tu sei un esempio e mi dai forza. Io quando sono giù basta che penso a te e mi tiro subito giù, perché sei un esempio. Tutti questo mi dicono, sei proprio un esempio e sei di aiuto. Infatti molte persone che mi hanno conosciuto che erano in difficoltà hanno detto tu mi hai aiutato tanto, sei stata terapeutica. Quindi spero di esserlo per tanta altra gente. E il libro di Sonia Foti è Il sorriso della vita, con cui sei stata selezionata per partecipare a Casa Sanremo Writers, il salotto letterario di Casa Sanremo. Tu sarai a Sanremo durante il festival, conti sicuramente di esserci, quindi cosa ti aspetti da questa esperienza? Ripeto, già quando ho scritto il libro non mi aspettavo che il primo libro sarebbe andato bene. Infatti io ho detto, io scrivo appunto questa mia storia, se dovesse vendere farò il secondo libro. Se non va bene, niente, è un'esperienza che ho fatto, è nata, è finita lì. Invece è andata strabene, quindi voglio scrivere il secondo libro. Ripeto, non mi aspetto da Sanremo chissà cosa, perché già, ripeto, ho avuto dei risultati in un mese tantissimi, già sono contenta così. Però se dovesse portarmi
tante altre cose belle, che ben vengano, ne sarei felice. Poi perché quest'anno sono stata anche comunque da voi a Casa Sanremo, ma non Writers a Casa sì. Sanremo, perché sono anche cantautrice. Bene. Ho presentato il mio primo inedito, che mi hanno dato anche la targa di riconoscimento del primo della critica Mia Martini, quindi meglio di così, con la mia prima esperienza sia musicale che a livello letterario è andato tutto bene. In 6 mesi ho stravolto la mia vita, quindi, positivamente. Quindi sei di casa. Sì, è giusto dirlo. Torno anche con un nuovo inedito, perché sono certo. stata presa con Casa Sanremo Live Box sì, 2024. Sì, per... Ah, quindi tranquillamente, insomma, quindi partecipera... sarò sia da voi nelle pratiche anche. Parteciperai in doppia veste, diciamo, sì, con sì. Live Box e anche con Casa Sanremo Writers. Sonia Foti, un fiume in piena. Ho avuto modo di conoscere una festona fantastica, ci rivedremo ovviamente a Casa Sanremo durante il Festival della Canzone Italiana. Ti ringrazio, in bocca grazie al lupo per tutto. Grazie Sonia. Viva il lupo. Buon lavoro. Grazie a tutti gli amici ascoltatori.